Ciao a tutti, bentornati nella mia cucina. Siamo qua per una nuova ricetta della serie Ricettine al volo. In realtà oggi vi propongo due piatti, sono due contorni, secondi di pesce. Uno sono le alici marinate e il secondo sono le sardine come le faccio io, nel pan grattato e poi fritte in padella. Buona visione, ciao! Eccoci tornata, allora qua abbiamo il nostro contenitore. Abbiamo le alici, in questo caso io le ho pulite, ho fatto i filetti di alici praticamente. All'interno del contenitore metto un pochettino di prezzemolo, un pochettino di aglio, aggiungo un po' di aceto, inserisco le mie alici, finisco con l'aggiungere il resto dell'aglio e del prezzemolo, ancora un po' di aceto. Un pizzico di sale e per concludere l'olio extravergine di oliva. Praticamente io faccio così. Poi prendete una forchetta e andate a schiacciare e mescolare bene le alici con il sughetto per farle marinate. Tenetele in frigorifero una mezza giornata. Dopodiché saranno pronte. Provatele, se vi piacciono le cose marinate, questa è una ricettina favolosa. Io le ho fatte adesso che è quasi sera, quindi domani o a mezzogiorno a cena, quando ci andrà di mangiarle. Conservazione 1 o 2 giorni, non di più, comunque un prodotto fresco. Ecco, questa è la prima delle ricettine. Eccoci qua con le sardine, io le ho pulite, le ho fatte a filetti, le inserisco in un sacchetto di quelli da freezer normali, tranquillamente. Ci aggiungo un pochettino di prezzemolo e poi nel sacchettino insieme al prezzemolo e alle sardine ci verso questo pan grattato che è quello che trovo alla Lidl. Ce ne metto un bel po'. Chiudo e agito, faccio un po' vedere, e agito semplicemente così il sacchettino. Eccole qua. E dopo le friggiamo. In una padella aggiungo abbondante olio di semi di girasole per friggere le mie sardine. E aspetto che raggiunga il bollore. Eccoci qua, quando l'olio inizia a raggiungere la giusta temperatura, ci aggiungiamo i nostri filetti. Attenzione che non mi sghisci il cellulare. I nostri filetti di sardine. Ecco qua i nostri filetti di sardina impanati che stanno sfrigolando. Prepariamo un contenitore con della carta da forno per quando sono pronte. Adesso io le giro per farle cuocere da entrambi i lati. Già si vede che sono bellissime. Il profumo delizioso. Andiamo avanti col girarle tutte. Raggiunto questo bel colore, le mettiamo sulla carta da forno. Il nostro piattino di alici marinate, ovviamente ne ho messo solo una piccola parte per farvi vedere, ed ecco qua invece il nostro piattino di sardine fritte. Anche questo un piattino piccolino per farvi giusto vedere